possiamo fare le ultime battute. La situazione era decisamente drammatica, che coinvolgeva buona parte, quasi tutta la mano destra. Infatti, da una prima valutazione si era ipotizzato di andare incontro ad un'amputazione completa della mano. Successivamente in sala operatoria mi sono, diciamo, un po' più accanita nel cercare di preservare almeno una parte della mano per poter garantire al paziente, che è giovane e quindi non ha neanche ancora un percorso lavorativo e futuro che possa determinare l'utilizzo della mano, volevo preservargli alcune parti della mano perché lui potesse prima di tutto svolgere delle funzioni base con quello che poteva rimanergli di funzionalità della mano. Secondo, per poter calzare una protesi non più totale di mano ma parziale mioelettrica che è più leggera e leggermente più versatile. Successivamente ho anche valutato di mantenere il più possibile le strutture anatomiche predisposte anche per delle eventuali ricostruzioni microchirurgiche future. Ma da come ha visto lei la situazione, era fattibile quello che poi è stato fatto? Cioè lei ci sperava? Io ci speravo. Noi quando prendiamo questo tipo di decisioni dobbiamo avere bene a mente quelle che possono essere le nostre offerte mediche, terapeutiche, ricostruttive e sapere anche quali sono le offerte del mercato dal punto di vista protesico. Ero a conoscenza dell'esistenza delle protesi mioelettriche proprio perché mi occupo purtroppo di questo tipo di lesioni importanti e speravo che potessimo raggiungere un risultato come quello che adesso è stato avviato. E poi siete intervenuti voi, che cosa avete fatto? Noi siamo intervenuti nella fase post-acuta, chiaramente. Prima di tutto abbiamo visitato il paziente per vedere se c'erano i presupposti per fare una protesi, come è stato poi fatto. Effettivamente era stato salvaguardato un muscolo che è basilare per mettere in funzione poi le dita motorizzate, quindi abbiamo realizzato una prima invasatura in silicone sulla mano di Lorenzo, sulla quale è piazzato un elettrodo. Questo elettrodo capta il segnale nell'ordine dei millivolt sviluppato dal muscolo ipotenare e grazie a questo solo input Lorenzo apre e chiude la mano, può fare fino a 12 gesti diversi e la mano è anche gestita da un'app in Bluetooth e quindi il paziente tramite il telefonino può gestire le varie operazioni. Quanti sono dei casi simili in Italia? Ce ne sono altri o è un unico? È veramente molto molto raro, io credo di poter dire che sia il terzo, il primo l'abbiamo fatto quasi un anno fa su un ragazzo di Asti, quindi sono veramente molto rari e devo dire che la collaborazione fra un centro di microchirurgia di eccellenza come quello di Torino, come quello che abbiamo la fortuna di avere, è basilare, proprio per pensare a una fase protesica ma potendo contare su questa parte di ricostruzione che ne tiene conto.